Ciao a tutti, oggi facciamo il latte di farro. Vi servono 100 g di farro decorticato o perlato. Noi l'abbiamo scelto decorticato e ci vorrà circa un'ora di cottura. Se lo utilizzate perlato, quello quindi a cui è stato eliminato il pericarpo, vi servono 30 minuti. Queste è necessario avere anche l'acqua, 750-700 ml di acqua vanno bene, a seconda se lo vogliate più fluido o più cremoso. Gli strumenti che vi servono in realtà sono un appuntolino dove poter far bollire appunto il farro per cuocerlo, il colino e un contenitore dove filtrarlo. Naturalmente questa volta utilizzeremo un mixer a immersione perché servirà solo dopo la cottura del farro. Non è necessario un frullatore o appunto un tritatutto. Il farro va ammollato almeno 6 ore, anche 12 ore in acqua fredda, poi deve essere scolato dall'acqua fredda e poi verrà cotto. A questo punto il farro ammollato e scolato deve essere cotto. Lo cuoci con tutta l'acqua che è necessaria, però se non siete sicuri o pensate che possa essere troppo liquido, aggiungetene solo una parte. Io ne aggiungerò metà e poi magari eventualmente in cottura aggiungo. Va cotto, perché abbiamo utilizzato quello decorticato, un'ora. Se usate quello perlato, 30 minuti. Quando sono trascorsi i 60 minuti o i 30 minuti a seconda che abbiate utilizzato quello decorticato o perlato, avrà anche formato un po' di schiuma, basta rimescolare, la schiuma va via, siete pronti per frullarlo. Quindi spegnete il fuoco e usate il mixer a immersione. Abbiamo finito, deve diventare piuttosto liquido. Adesso lo dobbiamo spremere bene, filtrarlo attraverso il colino e spremerlo. Ecco che possiamo utilizzare diverse cose. In questo caso io vi consiglio di utilizzare sempre un telo di cotone sopra il colino. In questo modo sarà più facile e soprattutto diventerà veramente molto più fine. Il latte che ricaverete. Adesso lo colliamo direttamente con il colino. In un recipiente. Ecco che rimane una parte all'interno del colino che non è necessario gettare, si chiama ocara e in questo caso la potrete utilizzare per la preparazione di focacce, di muffin, di torte, di cracker. Viene utilizzato al posto delle uova come legante. Questo invece è il vostro latte pronto. Il latte ha un colore un po' nocciola. E adesso è caldo, ma lo potete bere sia freddo che appunto caldo. Ha un retrogusto leggermente tostato di nocciola, è molto buono così, ma potete anche dolcificarlo utilizzando miele, utilizzando stevia, utilizzando appunto il dolcificante che preferite, malto d'orzo, di riso, e lo potete utilizzare anche in ricette al posto del latte vaccino. Molto buono.